Ciao Stefano. Ciao, allora direi a Ah. questo punto siamo puntuali, direi di partire. Noi ci siamo, io e Mister Ori ci siamo, un giorno avvocato. Perfetto, siamo tutti a posto, benissimo. Dunque, allora, innanzitutto benvenuti a tutti in questo incontro che l'Ordine ha organizzato insieme al Banco BPM. L'ha organizzato sul superbonus 110% che rappresenta sicuramente una delle misure più interessanti, più diciamo, discusse e oggetto di riflessioni del decreto rilancio di questa primavera. È una misura in relazione alla quale i nostri studi sono oggetto di molteplici sollecitazioni da parte dei clienti, sia per quanto riguarda diciamo, l'aspetto proprio oggettivo della norma, ma anche in relazione a tutte le procedure che ne conseguono, in particolare la cessione dei crediti fiscali e le eventuali soluzioni finanziarie a supporto. Per affrontare al meglio questi temi e per avere diciamo, qualche indirizzo, abbiamo ritenuto importante coinvolgere le banche che maggiormente operano sul nostro territorio. Cominciamo quindi questo breve ciclo di incontri con il Banco BPM oggi pomeriggio, che è qui rappresentato, oltre che da Roberto Misteriosi, che successivamente ci tratterà sugli aspetti tecnici, dal suo responsabile della direzione territoriale Emilia Adriatica, Stefano Bolis. Cedo allora a questo punto la parola a Stefano Bolis per un suo saluto introduttivo. Grazie. Grazie Presidente, grazie anche per la preferenza rispetto alle altre banche che non è, insomma, fatemelo dire, siamo i più bravi, quindi era giusto che li toccasse a noi. Parte la battuta, buongiorno a tutti, grazie ancora per l'opportunità di dedicare un'oretta per raccontarvi un po' come ci siamo inseriti in questo provvedimento governativo che riteniamo veramente possa essere uno strumento facilitatore di una ripresa che ci auguriamo tutti economica dopo questa gravissima pandemia che stiamo purtroppo ancora vivendo. Permettetemi solo di dire due parole. La prima, generale, riguardo all'impegno che abbiamo assunto da subito, dal primo DPCM come Banco BPM. Con un forte intervento di liquidità abbiamo messo a disposizione 6-7 miliardi di euro a tutte le categorie, ad un apporto di relazioni personale molto intensa, devo dire, perché senza voler essere rapportati agli operatori sanitari ai quali va il mio e il vostro, presumo, senso di gratitudine, dal primo giorno il sistema bancario è rimasto aperto come categoria a supporto delle esigenze delle imprese e delle famiglie, e quindi devo dire che questa relazione personale ha aiutato un po' in questo momento di difficoltà, sia anche in una dimensione di nuova finanza, perché anche percentualmente devo dire che gli apporti, oltre ai provvedimenti governativi, hanno visto il nostro intervento sui nostri territori con una componente di nuova finanza molto molto intensa in termini percentuali per quanto riguarda forme tecniche, veramente a supporto di investimenti e di queste nuove opportunità, perché questa pandemia ha generato e genererà grandi opportunità. E vado a chiudere dicendo cosa abbiamo fatto, poi lo racconterà meglio. Devo dire che Roberto Misteriosi è da 6 mesi che sta lavorando insieme alla struttura della direzione generale a Milano su questo provvedimento, lo stiamo portando a conoscenza di tutti. Abbiamo scelto in primis la vostra categoria perché riteniamo che l'investimento principale vada fatto con voi, perché siete il vero e unico interlocutore fondamentale per lo sviluppo di questo business. Non ce ne sono altri, ci sono altre categorie, abbiamo fatto con l'ANCE, però io ritengo che il professionista sia l'anello veramente vitale. È un'occasione importante per fare sistema, che è un po' uno dei punti chiave della nostra missione, accantonando soprattutto in questa fase ogni genere di particolarismo. Questo è un po' un invito a tutti, in primis a noi. Buon lavoro, contate su di noi. Misteriosi, Roberto, a te la parola. Grazie ancora, Presidente, a Stefano Zanardi per l'invito che ci ha fatto e rimango per rispondere a qualche domanda non tecnica perché
Roberto Misteriosi è la persona più indicata. Grazie e buon pomeriggio a tutti. Grazie. Sì, ringrazio il direttore, anche se non vorrei che esageri nel descrivere questa mia preparazione. Io nella direzione territoriale, regionale, da lui diretta, sono responsabile commerciale. Ricordo che la nostra direzione, che ha sede qua a Modena, ha circa 160 filiali, 1450 colleghi, e qui a Modena abbiamo comunque una piccola direzione generale, perché abbiamo la struttura crediti, abbiamo tutto ciò che serve per deroga delle condizioni, gestire il territorio, mi auguro, nel migliore dei modi. In particolare in provincia di Modena, visto che oggi, grazie al dottor Zanardi, parliamo a professionisti iscritti all'albo della provincia di Modena, abbiamo una settantina di filiali e più di 500 colleghi. È chiaro che nella regione Emilia-Romagna abbiamo quote di mercato che si aggirano tra il 7 e l'8% medio, ma in provincia di Modena, dove c'è tra l'altro un contesto bancario, in Emilia in generale, ma anche qui molto competitivo, arriviamo quasi a superare il 18% degli impieghi al mondo aziende. Perciò capite che in un contesto competitivo come quello emiliano, che a parola del presidente Patuelli dell'ABI ha superato in tante situazioni per la presenza di istituti di credito e di aziende competitive la Lombardia, avere quote così importanti ci fanno sicuramente onore. Vi anticipo che non parleremo del contesto normativo di riferimento, perché ne sapete sicuramente più di noi, ma il mio obiettivo, concordato appunto con l'ordine, è quello di raccontarvi nella maniera più pratica possibile come un istituto di credito ha deciso di approcciare questa opportunità. Praticità, perché siamo sempre pieni di momenti dove si fa molta retorica, ma poi penso che essere concreti possa essere più di aiuto a tutti noi quotidianamente. Perciò vi parlerò del modello operativo adottato dalla banca, che è molto simile anche a quello di altri istituti probabilmente, e dei relativi processi per l'acquisto dei crediti e fiscali e dei relativi finanziamenti ponti per sostenere l'avanzamento dei lavori nelle more della definitiva cessione dei crediti stessi da parte di tutti gli interlocutori che matureranno questi crediti. Devo dirvi che abbiamo ritenuto sin dall'inizio, diciamo, strategici, fondamentali due fattori. Una è proprio l'efficienza del processo di acquisto stesso, e per questo motivo abbiamo deciso di optare per una piattaforma completamente digitale, fornitaci dalla software house Team System, che qui in Emilia è conosciuta avendo sede a Bologna, ed evitando così il coinvolgimento delle nostre filiali nel processo stesso. Le filiali avranno solo il compito di fornire le credenziali di accesso ai clienti e di porre un po' di filtro iniziale da questo punto di vista, perché solo i nostri clienti potranno avere queste credenziali ed accedere assieme a noi, clienti già attuali o clienti nuovi che decideranno di lavorare con noi da questo momento in avanti. Questo era uno dei temi, cioè l'efficienza del processo. L'altro era la capacità di sostenere nel durante coloro che ci cederanno il credito, che siano esse imprese, condomini, privati o da altri soggetti, ma soprattutto le imprese potrebbero avere necessità, tramite finanziamenti ponti che anticiperanno la futura cessione del credito, di sostenere il circolante per portare avanti i cantieri. Perché abbiamo inteso di non coinvolgere le nostre filiali su questo tema specifico piuttosto complesso e articolato, se non, ripeto, per questo filtro iniziale e consegna delle credenziali? Perché l'esperienza del Covid in questi ultimi mesi, vedi anche i finanziamenti da 25-30 mila euro, rischiavamo potessero essere un imbuto
perché chiunque poi arrivava doveva mettersi in fila rispetto agli altri che erano già presentati. E in più il tempo per formare profondamente una rete commerciale, diciamo i bancari che sono comunque abituati ad altri temi, potevano non esserci. E perciò il fatto di demandare al cliente, o meglio al loro professionista, il carico dei documenti e in upload, tutto digitale, con tempi che poi vedremo definiti e chiari, riteniamo sia un fattore competitivo che ci darà sicuramente un vantaggio e un successo. Le filiali invece saranno pienamente coinvolte nel fare il nostro mestiere, cioè fare credito. E perciò già oggi sono operative, hanno già tutte le istruzioni, i processi interni, le norme per poter fare gli affidamenti, e anche questo vedremo un po' come abbiamo ragionato nelle entità e nelle percentuali degli stessi, alle imprese e successivamente, ripeto, anche a privati o condomini che avranno la necessità di avere dei finanziamenti ponte. Perciò le filiali sono già operative da questo punto di vista i nostri colleghi, perché si tratta di fare delle normali linee di credito, seppur chiaramente collegate alla cessione del credito fiscale per operazioni ponti, facendo chiaramente le normali valutazioni creditizie che siamo abituati a fare. Perciò, rientrando nel processo, diciamo che il cliente, sia esso condominio o privato o impresa, non lo ripeterò più, ma tutti questi soggetti potranno cederci il credito, ritira queste credenziali che potrà gestire personalmente o tramite i propri professionisti. Inserisce la documentazione rappresentativa dei lavori che sta per approcciarsi a fare o a dare in committenza, e che saranno poi i lavori che, una volta terminati, genereranno il credito fiscale. Entro 48 ore da questo upload dei documenti ottiene una sorta di, chiamiamolo, bollino verde, che genererà automaticamente un contratto, anche questo digitale, niente passaggio dalle filiali, niente carta, che potrà, se sottoscritto, impegnare le parti, che sono appunto il cliente che cede il credito e la banca o un proprio intermediario finanziario, perché molto probabilmente la banca farà fare questo primo acquisto a un intermediario finanziario convenzionato al TUB, convenzionato e iscritto al testo unico bancario, perché per la banca acquistare dei singoli crediti molto frazionati sarebbe un problema tecnico, e perciò ha fatto una convenzione, perciò prezzi, modalità, caratteristiche, tutte guidate da noi. Questo intermediario li acquista e poi ce li impacchetta e ce li rivenderà a tranche una o due volte al mese a seconda dell'ammontare, ma più, diciamo, in maniera massiva. Perciò dicevamo, una volta inseriti i documenti, una volta ottenuto questo bollino verde, il cedente del credito avrà la tranquillità di, se i lavori verranno fatti come da programma e le asseverazioni finali di cui parleremo dopo saranno idonee, che il proprio credito ha già trovato chi glielo compra, ha già il prezzo a cui glielo compra, e perciò può approcciare il cantiere e i lavori con tranquillità, avendo già qualcosa di scritto che lo tranquillizza in questo senso. La filiale parallelamente potrà seguire lo stato d'avanzamento di questo processo, tenendo presente che non interverrà in maniera pratica, perché l'analisi dei documenti, l'eventuale diciamo consulenza per sistemarli, modificarli, avverrà tutta tramite questa piattaforma digitale. E i partner a cui noi ci affideremo per gestirla tecnicamente, che sono KPMG e Protos. È chiaro che la filiale
è lei la responsabile del cliente, il gestore, perciò il fatto di avere comunque il rapporto umano radicato sulla filiale è comunque un punto di tranquillità per il cliente qualora si inceppassero, come potrebbe succedere, come succede ogni tanto, qualche processo, procedimento. È chiaro che la filiale, come succede con tutte le società a cui noi ci appoggiamo per altri aspetti, potrà chiaramente intervenire per sbloccare situazioni che non, il cliente da solo non riesce a dipanare. Poi dopo, successivamente, il cliente chiaramente inizia i lavori, a maturare dei singoli stati avanzamento lavori, perché noi compreremo i crediti anche non solo alla fine, ma anche, come sapete voi meglio di me, nei tre eventuali stati avanzamento lavori. Il cliente caricherà i documenti che certificano il singolo stato avanzamento lavori, che chiaramente sono diversi e non sono gli stessi che ci saranno alla fine, perché alcuni documenti, mi viene da dire a titolo esemplificativo, la dichiarazione energetica, l'APE, ci potrà essere l'APE ante, ma l'APE post non si potrà essere presente negli stati avanzamento lavori, perché quello sarà, diciamo, certificabile solo alla fine dei lavori, ma in coda, quando dopo farò vedere alcune slide per approfondire questi temi che oggi adesso sto scorrendo un po' più velocemente, ci sono anche già tutte le checklist da mostrarvi per capire cosa intendiamo per i documenti, ma non sono altro che i documenti previsti dalla legge. Dicevo, il cliente o il suo professionista caricherà i documenti e le asseverazioni che certificano lo stato avanzamento, il singolo stato avanzamento lavori o la fine lavori, e dentro 5 giorni lavorativi, se i documenti saranno ritenuti corretti, la banca liquiderà il saldo del credito oppure il saldo finale. Tenete presente che tutte le asseverazioni verranno fatte da professionisti di parte del cliente. Noi non imponiamo e non vogliamo inserire nessun professionista, perché essendo operando a livello nazionale capite che era impossibile pretendere di imporre i nostri professionisti quando i territori pullulano di fior fiore di tecnici barra che possono fare queste asseverazioni. KPMG e Protos per nostro conto farà una controasseverazione interna dove verificherà che le asseverazioni fornite dal cliente rispettino chiaramente i requisiti di legge. Ma questo perché? Perché vedremo anche questo in una slide successiva. La legge dice che la responsabilità sicuramente è degli asseveratori ed è diciamo del cliente che originariamente genera il credito. Però è anche vero che dice che eventuali intermediari che andranno a acquistare il credito hanno la responsabilità di verificare che le cose siano state fatte per quanto è loro capacità in maniera corretta. Perciò la banca, facendo controasseverare internamente le posizioni, e per questo ci sono questi 5 giorni lavorativi, da KPMG e Protos, si sente più tranquilla in questo accredito prosoluto del credito. Al maturare, ripeto, dei singoli SAL c'è la possibilità, fin dall'inizio, quando il cliente avrà ottenuto quel bollino verde sui propri sui lavori che sta per approcciare e si sarà impegnato a cederlo alla banca o al proprio partner convenzionato e la banca si sarà impegnata a comprarlo, da quel momento lì la filiale potrà dare corso all'anticipo parziale del credito e perciò dare la finanza necessaria, e dopo vedremo, ci sono alcune slide che mostrano un po' questo iter, anche se è abbastanza semplice, dare la finanza necessaria all'impresa per portare avanti il cantiere,
o al privato barra condominio che deciderà di cederci lui il credito direttamente per poter pagare degli stati avanzamento lavori all'impresa nel proseguire il proprio cantiere. Non acquisteremo solo il credito al 110% a 5 anni, ma acquisteremo anche altre tipologie al 50-65%. Potremo però acquistare di queste ultime tipologie solo quelle i cui lavori, i cui pagamenti sono avvenuti in corso 2020. Anche se i lavori fossero iniziati nel 2019, ma i pagamenti di questa tipologia di crediti che negli anni precedenti noi non potevamo acquistare, lo potevano acquistare solo eventualmente le ESCO o degli intermediari fornitori delle imprese, potremo acquistare anche questi, ma ribadisco non quelli già maturati negli anni passati, ma solo quelli i cui pagamenti sono avvenuti in corso 2020, anche se i lavori erano iniziati in precedenza. Per quanto riguarda i prezzi, posso dirvi che poi vedremo qualche spaccato, sono in linea con quelli che avete già visto sul mercato, cioè ai privati li acquisteremo attorno a 102 su 110, alle imprese 100, mentre i crediti, quelli a 10 anni, il 50-65% verranno acquistati a 78. Non ci sono spese aggiuntive per quel che riguarda le controasseverazioni, eccetera. E come vi dicevo, le nostre filiali oggi sono già operative per impostare le linee di credito. È chiaro che voglio evidenziare un aspetto. Quando una banca mette in piedi una linea di credito per anticipare, diciamo così, dei contratti di appalto su lavori, normalmente ha due punti critici da analizzare. Uno, la capacità dell'impresa di portare a termine i lavori, perciò un aspetto industriale, diciamo così, la capacità di valutarla da questo punto di vista, e l'altro è l'aspetto della capacità del committente di pagarlo e perciò di avere la liquidità necessaria per far fronte agli impegni assunti. È chiaro che in questo caso questo secondo aspetto è praticamente smarcato, perché la liquidità necessaria è data dallo stesso credito, diciamo che se i lavori saranno fatti a regola d'arte maturerà, verrà asseverato e maturerà per poter essere, diciamo, ceduto. È chiaro che però il rischio industriale oggi va valutato per bene, perché stiamo già assistendo al fatto che molte imprese hanno possibilità, richieste di lavori di gran lunga superiore a quelle che erano le proprie capacità industriali e di produzione. E perciò sarà molto importante anche che, come è stato annunciato, possa venire prorogati i termini oltre al 31 dicembre del 2021, perché se questo non avvenisse è chiaro che si rischierebbe di, diciamo così, che si creino delle distorsioni sia sui rapporti di fornitura, ma anche proprio sul fatto che qualche impresa vada ad accogliere più lavori di quelli che è in grado di portare a termine. Per questo devo dire che il lavoro che spetta ai nostri colleghi e ai miei colleghi in filiale è proprio quello di riuscire a valutare sia per il fatto di poi anticipargli i lavori, che l'azienda sia in grado e abbia la struttura per portare a termine la serie di lavori che si sta assumendo. È chiaro che per aiutarli, visto che comunque ci sono analisi abbastanza profonde, gli abbiamo fornito dei questionari abbastanza specifici che vanno a differenziarsi per
tipo di settore, se è un'impresa di costruzioni, se è un global contractor, se è un'azienda di impianti o uno studio di progettazione, per fare alcuni esempi, ma anche per dimensioni di fatturato, perché è chiaro che con più l'azienda è grossa, ci sono 8-9 domande che guideranno i nostri colleghi per assegnare al proprio interlocutore, in base anche ad eventuali certificazioni che in base alle dimensioni di impresa uno può avere, perché è un'azienda che ha certe certificazioni, chiaramente più strutturata, per poi anche qui diciamo dare un'indicazione anche nell'iter del processo creditizio per poter diciamo valutare quanto possiamo seguire l'azienda, quante che entità di fido possiamo dare nel durante al nostro cliente. È chiaro che ci saranno degli strumenti per facilitare l'accesso al credito e attenuare perciò la nostra analisi di rischio, che sono i consorzi fidi. I consorzi fidi potranno garantire, dopo c'è uno schemino per spiegare anche meglio questo aspetto, potranno garantire gli affidamenti a breve termine dei clienti, e grazie a questo alcuni clienti potrebbero avere accesso, perché i consorzi fidi si controgarantiscono presso il medio credito centrale e perciò attenuano il rischio per noi banca, potranno farlo e consentire a qualche azienda di aumentare la propria capacità di accesso al credito o di aumentare la percentuale di anticipabilità. Detto questo, vorrei mostrarvi alcune slide per cercare di mostrarvi meglio, se riesco, quello che abbiamo detto con un po' più di, diciamo, dettaglio. Chiedo solamente alla regia se si vedono le slide. Si vedevano, anzi. Provi a rimettere come la prima. Sì. Ecco, perfetto. Ok. Allora, come dicevo prima, i soggetti destinatari sono vari e ognuno di questi soggetti può presentarsi presso di noi per cedere il credito. È chiaro che il soggetto può decidere di cedere il credito o di tenerselo, questo è ovvio, e noi interveniamo nel momento in cui decide di cederlo alla banca, che poi ci arrivi direttamente dal privato che lo mattura nel proprio cassetto fiscale o dall'impresa che l'ha ricevuto, è chiaro che noi compriamo il credito da qualsiasi soggetto che l'ha disponibile nel proprio cassetto fiscale. Scusate, devo vedere le slide come vanno. Stanno scorrendo lentamente. Posso chiedere quale slide si sta vedendo in questo momento? Perché ho un po' di problemi nello scorrimento delle slide. Il beneficio fiscale. La numero 4, direi. È cambiata adesso? Sì, da 5. Ok. Ok, io spero adesso si veda la 6.
Dunque, è chiaro che le certificazioni sono di tre tipi: energetiche, tecniche per gli stati avanzamento lavori e i visti di conformità fiscali che voi conoscete molto bene. Qui c'è un esempio non esaustivo dei documenti necessari, ma dopo, come mi ha chiesto il dottor Zanardi, fra un giorno o due vi potrò mettere a disposizione la checklist dei documenti sul sito dell'Ordine, questa presentazione, in modo che chi poi ne volesse fare delle verifiche lo potrà fare. Come vi dicevo, rimane una responsabilità da parte del cessionario e questo è comunque il motivo per cui la banca ha deciso di fare controasseverare ai nostri consulenti KPMG e Protos le asseverazioni che verranno però, non avrà questo tipo di controasseverazione, nessun impatto economico o di scelta sul cliente, perché ribadisco, il cliente le vere assicurazioni, le assunzioni di responsabilità saranno da parte dei professionisti da lui individuati. Il processo che vi ho descritto sinora è quello, ripeto, dove noi ci appoggiamo, questo nostro partner commerciale finanziario. Esiste però anche un'altra categoria di clientela che sono i grandi aggregatori di crediti. È chiaro che potremmo avere, e ne abbiamo già approcciate alcune, grandi imprese che accumuleranno importi, già oggi hanno un portafoglio ordini importante, con quasi la totalità di pagamento attraverso cessione del credito. È chiaro che con questi interlocutori c'è la possibilità sicuramente che si acceda alla procedura e ci carichi una alla volta di questi crediti che andrà ad acquistare, ma c'è anche la possibilità, e parliamo chiaramente di clienti che ipotizzano di avere crediti fiscali attorno ai 15 milioni di euro, di poter fare un contratto che esce dalla gestione digitale, si fa un contratto tailor-made che può prevedere momenti di cessione diversi, che però, ribadisco, essendoci importi e un numero di contratti importante, può far valere la pena di stipulare un accordo interno, perché comunque alla fine la banca comprerebbe direttamente questo portafoglio crediti da questi singoli grandi clienti. È un tipo di attività che, qualora abbiamo già avuto alcuni approcci, io e il direttore territoriale, con alcuni clienti di questa tipologia, ce li hanno anche i nostri colleghi al corporate, mettiamo anche il grande magazzino che cede, che vende materiali edili, e che nei prossimi 2 anni molti artigiani e imprese si presentano dicendo: ti vorrei pagare girandoti a mia volta il credito fiscale che il cliente mi gira. E da questo punto di vista c'è la possibilità di fare e mettere in piedi degli acquisti su misura. Perciò questo è il processo descritto in maniera sommaria del cliente. Come vedete, c'è questo che noi qui in queste situazioni chiamiamo veicolo, perché, come vi dicevo, la banca farà acquistare su questa piattaforma digitale da un partner convenzionato per questioni di comodità, però poi alla fine tutti i crediti finiranno comunque in pancia alla banca. E invece qui c'è quell'altro modello per le grandi imprese, che è un acquisto diretto, e sono tipi di attività fatte su misura, rispettando un po' anche le esigenze sia finanziarie che fiscali della controparte. Qui riepiloghiamo un attimo i prezzi, come vi avevo descritto in precedenza. Noi abbiamo il 110 per i privati, i condomini lo compriamo a 102, e invece per le imprese edili lo compreremo a 100. Poi c'è anche il calcolo automatico, chiaramente, della percentuale del credito. Invece per i bonus più lunghi, quelli decennali, andremo ad acquistarlo a 78, che però, se facciamo il conto, è più o meno lo stesso
condizione tenendo presente che il ritorno è più lungo per la banca perché li andrà a scontare in un periodo sicuramente più dilazionato. Quali sono perciò le possibilità che mettiamo in campo da un punto di vista di credito? Mettiamo in campo la possibilità di anticipare a condomini e a privati fino al 100% dell'importo. Anticipo una domanda che mi potrebbe venire fatta, cioè qual è l'analisi in questo caso? Parliamo di un privato. È chiaro che se da me si presenta un privato che è già fortemente indebitato, ha già il mutuo sulla casa con un'ipoteca, magari quasi avvicina al valore dell'immobile quello del debito, ha debiti di altro tipo, poi mi vuole fare comunque dei lavori, li fa in questo modo e mi viene a chiedere anche di anticipargli il 100% di questi lavori. Probabilmente noi siamo un po' in difficoltà a seguirlo, ma se viene il cliente normale che ha il suo mutuo casa in regolare ammortamento, decide di migliorare il valore dell'immobile con questo tipo di intervento e c'è il contratto e si impegna a cederci a noi il credito che maturerà, l'azienda che magari gli fa i lavori è anche la nostra azienda che conosciamo, siamo tutti tranquilli, noi non abbiamo problemi, non avremo problemi ad anticipargli questo tipo di cessione che poi verrà chiusa nel momento in cui si perfezionerà. La stessa cosa anche sui condomini, è chiaro che da parte nostra c'è anche la possibilità di affidare i condomini stessi per la parte eventuale di lavori non coperta dal diciamo bonus fiscale. Perché voglio ricordarvi che ciò che interessa a noi come banca non è tanto l'acquisto del credito di per se stesso, infatti noi non puntiamo ad andare a acquistare crediti dalle ESCO, perché il nostro business, ciò che a noi interessa è lavorare con i nostri clienti, guadagnare con loro, fargli avere nuovi clienti che gradiscono il nostro modo di operare, fargli quella che è la nostra attività tradizionale, perciò fargli gli affidamenti, se hanno bisogno del mutuo per finanziare parte dei lavori o magari perché acquistano anche la casa in cui vanno a fare i lavori, e la stessa cosa per i condomini. Noi, Banco San Gimignano, dopo la fusione avuta con la Milano qualche anno fa, abbiamo portato al nostro interno una grossa cultura di credito al condominio. Siamo tra i leader di mercato da questo punto di vista perché i colleghi della BPM sulla piazza di Milano, questo tipo di attività, cioè noi abbiamo vari prodotti per far credito ai condomini e siamo pronti anche in questo caso per continuare ad assisterli. E in più, nella seconda parte di quest'ultima slide, c'è la possibilità di anticipare appunto questi che noi abbiamo chiamato contratti di riqualificazione degli edifici, mettendo a disposizione delle imprese fino al 70% dell'importo del credito che l'impresa si sarà nel frattempo impegnata a cederci una volta che maturerà. Qui non abbiamo tassi standardizzati, sono lasciati alla libera negoziazione a seconda del rating del cliente e al trattamento che il cliente ha già normalmente con noi sulle altre linee di credito. È chiaro che la percentuale, come vedremo da uno schema che vi mostrerò successivamente, può cambiare in base al rating, alle politiche creditizie e anche alla presenza o meno del consorzio Fidi. Qui abbiamo uno schema che descrive, come abbiamo detto, come potrebbe essere il processo del privato, perché il privato si impegna a cedere il credito di imposta al nostro partner, che poi al momento, quando sarà il momento, glielo liquida. Nel frattempo ha commissionato i lavori a un'impresa edile che gli ha fornito chiaramente il preventivo e inizia a fare i lavori. E se ha bisogno nel frattempo, nella parte sotto qua, di essere finanziato per poter iniziare a pagare l'impresa che nel frattempo manda avanti i lavori, da parte nostra c'è la disponibilità di dargli un'apertura di credito che però verrà poi estinta
come ultimo passaggio una volta che il nostro partner convenzionato avrà liquidato il credito al cliente. Qui possiamo avere un esempio, no, di questo che abbiamo detto oggi. L'importo dei lavori è 70.000 euro. Qui fanno un esempio composto dove possa esserci una detrazione, sono 70 di lavori, però se sono detrazioni diverse, la detrazione complessiva che spetterebbe al cliente sono 77.000, chiaramente viene da noi per venderceli e noi gli anticipiamo la parte, una parte del credito. È abbastanza semplice come evoluzione. La stessa cosa il condominio, non voglio annoiarvi, è chiaro che anche il condominio chiude un contratto d'appalto e poi può decidere di venire da noi e di farsi finanziare il finanziamento perché il credito i condomini se lo vogliono tenere, oppure può decidere, come spesso capiterà, di cedercelo entrando nella nostra procedura, avendo caricato tutti i documenti. Abbiamo per gli amministratori di condominio, l'abbiamo già circolarizzata, abbiamo un verbale apposito che rispecchi un po' tutte queste esigenze della legge, perciò anche le autorizzazioni dei condomini e l'impegno a cedere il credito fiscale e così via. Anche qui ribadisco, il condominio può venire da noi a chiedere il mutuo, e allo stesso tempo mutuo che poi può essere estinto parzialmente, con la parte dei condomini che cedono il credito fiscale. Vado un po' avanti. Un altro aspetto abbastanza presente che vi coinvolgerà, secondo me, abbastanza, è quello delle imprese, i vostri clienti, che chiaramente decideranno di optare per lo sconto in fattura. E perciò l'impresa sarà lei che carica gli estremi del credito nel nostro piattaforma digitale, e sarà lei che chiederà eventualmente alla banca il sostegno finanziario ponte per poter portare avanti i lavori, che sono appunto queste linee di credito a breve termine che possono essere o dedicate a un singolo specifico contratto oppure un castelletto rotativo dedicato questo tipo di operazioni, e di volta in volta viene messo in utilizzo con i vari cantieri che il cliente ci porta e ci propone in vendita. Una volta che il credito viene liquidato, il cliente va a estinguere l'anticipazione e trattiene nella sua chiaramente disponibilità la somma che rimane. Questa slide era per evidenziarvi un attimo un po' com'è l'approccio. È chiaro che è distinto per rating, ma ogni banca oggi, probabilmente come saprete, si appoggia anche nelle scelte di liberative a una strategia di politiche creditizie che varia in base al settore di appartenenza, alle caratteristiche dell'impresa, ed è un po' una, diciamo, evoluzione di quello che un rating in maniera un po' asettica poteva dimostrare. Perciò questo è uno schema per cercare di condividere con voi il fatto che se il cliente ha un rating comunque fino a 5, non è che pretendiamo che abbia un rating, diciamo così, per solo 1, 2, 3, tenendo anche presente che quello che è successo in questi ultimi mesi col Covid ha anche mediamente alzato un po' i rating. Se è in una categoria di sviluppo selettivo, cioè la banca identifica la voglia di poter aumentare, di seguire maggiormente questa azienda, il cliente può avere accesso a questa anticipazione bridge anche senza l'apporto di un Confidi, però limitando la percentuale al 50%. Se deciderà di utilizzare il Confidi, questa percentuale di anticipabilità di quei famosi 100 potrà diventare anche 70. Se invece avremo rating più alti e diciamo così, politiche creditizie un po' più cautelative, la presenza del Confidi per poter accedere a questo
finanziamento bridge sarà necessaria. Tenete presente due aspetti. Innanzitutto, come vedete da queste percentuali, noi abbiamo fatto un'analisi di circa 8.000 imprese, nostri clienti del settore edile, e circa il 44% potrà accedere senza confidi, il 56% ne necessiterà. È chiaro che queste sono le indicazioni, come in tutte le iniziative, in tutti i prodotti e in tutte le attività, di massima che la banca dà. Poi è chiaro che il credito tutto è derogabile, perché possono esserci dei motivi per cui il rating è peggiorato, possono esserci dei motivi per cui la politica creditizia è peggiorato e solo il gestore della posizione ce li ha i poteri di giustificare e può portare il deliberante, perché non sono delibere automatiche, a prendere in considerazione di poter seguire l'azienda senza i confidi, anche se ha un rating 6, oppure a chiedere anche a un'azienda rating 1, che abbiamo già dato tanti soldi, di volere il confidi. Però questo schema serve per darvi comunque un'idea di cosa ci aspettiamo come esigenza di confidi, che sono già tutti ben pronti, convenzionati e operativi, e abbiamo già iniziato ad operare. Come vi dicevo, abbiamo messo a disposizione dei nostri colleghi dei questionari che, in base al settore, al cluster di fatturato, con 8-9 domande, ci permetteranno di dare già una fotografia della capacità dell'azienda di far fronte ai propri cantieri, perché è molto importante, e penso che le aziende si appoggeranno anche a voi da questo punto di vista, fare una giusta pianificazione finanziaria, perché anche le asseverazioni e la maturazione sui relativi cassetti fiscali dei crediti, affinché noi li potremo acquistare, richiederà del tempo. Magari l'impresa ritiene che, arrivato quel giorno al termine del 30% dei lavori, il giorno dopo è pronta per venire in banca a cederci il credito. Voi sapete bene che non funziona così, perché da quel momento lì saranno necessarie le asseverazioni, che andranno chiaramente, dovranno passare dall'Agenzia delle Entrate, e mi risulta che questo aspetto qui potrebbe anche richiedere un mese e mezzo. Perciò anche nella pianificazione finanziaria, anche se il cliente ha già stipulato con noi un contratto dove noi ci impegniamo a comprare il credito, secondo me un 30-40 giorni almeno di dilazione rispetto a quando prevede di finanziare i lavori per avere i soldi, bisogna calcolarlo, e perciò tutto questo anche nei flussi finanziari e nelle esigenze di cassa del cliente stesso. Anche il processo, ripeto, del cliente impresa è molto semplice, perché c'è l'appalto dei lavori, si concorda lo sconto, l'impresa si impegna a venderci quel futuro credito, e nel frattempo noi possiamo chiaramente fargli il finanziamento ponte di cui parlavamo. Questo è un caso di un'impresa che ha un cantiere solo, però è chiaro che nel momento in cui andiamo a accumulare più cantieri, andranno sovrapposte i fabbisogni, sovrapposti la capacità del sistema bancario di seguire l'impresa nel durante, che potranno già essere calcolati in base ai fidi che l'impresa ha ottenuto. Noi abbiamo chiesto ai nostri gestori, nel valutare il fabbisogno delle imprese, di farsi fornire l'elenco degli appalti o del portafoglio lavori che avrebbero intenzione di assumere, di cederci, provare a posizionarli in un lasso temporale di esecuzione e perciò conseguentemente di esigenze di flussi di cassa, per capire quale potrebbe essere il fabbisogno che gli consentirà di portare a termine il cantieri, e come noi possiamo in effetti assisterli in questa fase comunque da non trascurare. Ecco, io ritengo che il vostro contributo da questo punto di vista sia molto importante, perché so che molti clienti, soprattutto quelli meno strutturati, ma a volte anche quelli più strutturati, si appoggiano a voi per queste analisi e considerazioni.
Ok, io qui abbiamo una descrizione molto più dettagliata di tutti questi processi che però direi di avere già disquisito in precedenza. Più avanti ho volendo le checklist documentali da poter, adesso possiamo andare ad esempio alla prima checklist che identifica quali potrebbero essere i documenti che ci servono per ottenere quella sorta di bollino verde iniziale, no? Perciò sono tutti documenti che chiaramente servono per poter per l'impresa avere capito che quei lavori saranno oggetto della maturazione di questo credito e diciamo così, a nostra volta anche noi impegnarci a comprare un credito che ha già i requisiti o che andrà ad avere i requisiti di cui parlavamo. A questo punto volevo chiedere se per caso ci sono domande, perché io, dottor Zanardi, la mia, diciamo, esposizione l'avrei terminata, perché è chiaro, potrei continuare entrando nel dettaglio delle singole voci per tanto tempo, però questo. Non so, Giuseppe, se ritieni che fosse conforme alle vostre aspettative, ecco. Dunque, intanto grazie, grazie mille, è stata un'esposizione molto chiara, ha unito davvero sia la chiarezza che la sintesi. Sicuramente ci farà comodo avere queste slide nella parte, diciamo, un po' già rivista, che come ci ha già anticipato. Qualche domanda in effetti è già arrivata, le leggo magari Sì, riesco a subito. vedere se vuole, vedo anch'io. Ah, ok, allora se le vedi Allora, anche tu, magari potresti provare subito a dare una risposta. Grazie. è possibile avere le slide? Sì, come ho detto all'inizio, devo solo aggiustare alcuni aspetti perché questi erano per un'esposizione e non erano, ma nel giro di un paio di giorni io le fornerò all'ordine che ve le metterà a disposizione. Quali sono i tempi normali per la definizione della pratica dalla presentazione della domanda di cessione fino al pagamento effettivo? Varia in base all'importo del credito ceduto sopra una certa soglia o in base a altri scaglioni? No, noi non abbiamo limiti di importo del credito di accesso minimo massimo, i tempi non variano in base alle dimensioni. Come dicevo, io posso rispondere delle tempistiche di risposta nel momento in cui mi vengono caricati i documenti che asseverano il credito. Perciò il contratto che noi abbiamo fatto con chi ci gestisce la piattaforma digitale, perciò verificheremo perché la piattaforma digitale non è stata ancora rilasciata al pubblico. Mi hanno detto che partirà entro la fine di questa settimana, ma conoscendo, secondo me, daranno a noi le disposizioni, ma partirà la prossima settimana, di questo ne sono quasi certo. I tempi che io posso garantire o che ci impegneremo a garantire sono che dal carico dei documenti di quella checklist che ho fatto vedere prima, rappresentativa di quello che è il contratto dei lavori che si andrà a fare, entro 48 ore ci sarà il bollino verde e perciò la possibilità di sottoscrivere reciprocamente un impegno a vendere e a comprare. E nel momento in cui verranno caricati i documenti e le asseverazioni che attestano che il singolo stato avanzamento lavori o il saldo finale sono stati eseguiti, noi ci prendiamo 5 giorni lavorativi per controllare le asseverazioni ed effettuare il bonifico a liquidare. Se questi tempi venissero rispettati, e oggi non posso, per grande sincerità, non siamo ancora partiti, ma li abbiamo convenzionati e pretesi in una convenzione con KPMG, perciò io mi auguro che possano veramente rispettarli, sono tempi che ritengo assolutamente saranno virtuosi. Se avremo occasione di sentirci fra una decina di giorni, vi dirò anche se li stiamo rispettando.
La cessione del credito è pro soluto o pro solvendo? La cessione del credito è pro soluto. È per questo che la controasseverazione è per noi necessaria. Perciò, anche a beneficio dei bilanci delle imprese che ce lo cederanno, entrerà liquidità e scompariranno i crediti. Perciò i bilanci delle aziende da voi seguite non avranno anche una pulizia di bilancio da questo punto di vista. Ci sono termini entro cui è possibile proporre l'avvio della pratica? Il superbonus è attivo da... Allora, è chiaro che mi risulta che nessun istituto di credito finora sia riuscito a perfezionare delle operazioni, a meno che non ci sia riuscito nelle ultime ore, ma anche le banche che avevano pubblicizzato già da un mese e mezzo, due, la partenza, chiaramente hanno dovuto sottostare ai chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate e a dei dettagli operativi che non erano ancora pronti. Ripeto, noi dovremmo poter proporre le credenziali e perciò l'accesso alla procedura già dalla prossima settimana e poi la scadenza, oggi lo impone la legge, la scadenza entro cui devono essere pagati e finiti i lavori è il 30, o perlomeno pagati e dichiarati finiti, è il 31-12 del prossimo anno, anche se ho fatto incontri con la regione, l'assessore Colla, con ANCE, sono tutti piuttosto fiduciosi che questa proroga, visto anche quello un po' che purtroppo sta succedendo in queste ore della recrudescenza del virus, possa avvenire. La cessione del credito è subordinata a qualche tipo di garanzia reale o personale? No, assolutamente no, perché è una cessione pro soluto e perciò non c'è nessun tipo di garanzia. Da questo punto di vista, noi compriamo il credito dopo aver, con il massimo, possibile della ragionevolezza, ritenuto che sia, liquido ed esigibile. L'asseverazione della banca è cartolare o prevede un sopralluogo sul cantiere da parte dei periti? Assolutamente nessun sopralluogo, come dicevo, è cartolare, perciò è sulla base delle documentazioni. Non potremmo permetterci dei sopralluoghi perché noi ci aspettiamo una mole di lavoro su tutto il territorio italiano imponente, perciò le responsabilità sul cantiere se le assumerà il diciamo tecnico di parte dell'impresa. È chiaro che Protos più che KPMG, che è poi il ramo immobiliare, no, della società, saranno i tecnici di Protos che verificheranno o chiederanno chiarimenti barra approfondimenti qualora non gli fosse chiaro qualcosa. Ecco. Io non ne leggo altre. È arrivata una adesso. Ah, ok. Cliente, domanda, cliente ha iniziato a pagare nel 2020 e ha raggiunto il 30% del saldo. Acquistate il credito ugualmente? No, allora, e questo è uno dei temi, cioè il fatto di fare i SAL è proprio per cercare di frazionare il rischio. È chiaro che noi, se il cliente viene, si impegna a cederci il credito, ci chiede un fido. Noi glielo diamo, gli anticipiamo una parte di questo credito, poi non arriva mai a una maturazione, che sia esso di un SAL o la fine lavori, noi non compreremo mai il credito, però ci rimarrà una pendenza nei confronti del cliente, che sarà una situazione che andrà in un qualche modo concordata. Chiaro che sarà un problema se il cliente non avrà i soldi da restituirci. Ma non è tanto più e tanto meno di quello che ci succede oggi quando anticipiamo un credito commerciale a un'impresa e questa impresa poi non viene pagata, arriva insoluto, viene compensato in altro modo e noi ci troviamo da dover concordare con l'impresa o un piano di rientro o una sistemazione in un altro modo. È chiaro che si apre un problema tra noi e il cliente, questo di sicuro. In caso di cessione del credito di condominio con meno di 8 unità abitative, nel cui caso non è obbligatorio l'amministratore esterno, come si procede? Il conto corrente dedicato deve essere intestato al condominio come entità fiscale o può essere intestato uno dei condomini previa delega degli altri?
Sinceramente, questa particolarità del condominio non condominio non sono preparato per risponderle, ne prendo nota e mi riservo di farlo, perché chiaramente ho sempre gestito aspetti di condominio. Oggi non ho nessuno dei miei colleghi di Milano qui con me che magari poteva essere preparato a questa particolarità. Però se tramite il dottor Zanardi posso avere i suoi riferimenti, io già domani mattina sono in grado di rispondere, perché il tema dei condomini è un tema che abbiamo approfondito di recente, e proprio ieri sera mi è arrivato il verbale delle assemblee condominiali, così come lo vorremmo, così come, perché è un po' diverso da quello non solito, perché c'è questo impegno dei condomini a cedere il credito. Ho visto che è sufficiente un terzo dei condomini per poter procedere con i lavori, però questo caso che lei mi sta ponendo, ho letto il suo nome, ne prendo nota e glielo comunicherò, dottoressa, ok? Bene, allora io direi, non ci sono altre domande, molti complimenti Roberto, sei stato molto chiaro, sei stato veramente molto molto bravo, fra l'altro sei rimasto perfettamente nei tempi che ci eravamo indicati, quindi io ti ringrazio molto, ringrazio naturalmente anche il Banco BPM per la collaborazione a questa iniziativa così di informazione nei confronti dei colleghi, ringrazio anche tutti i colleghi che hanno partecipato e do loro appuntamento alla settimana successiva per un altro confronto sempre su questi temi con un altro istituto. Grazie a tutti. Grazie. Arrivederci a tutti. Buona serata.